Un saluto amici dal Centro Meteo Italiano. L'inserimento di una saccatura di bassa pressione ha determinato lo sviluppo di fenomeni localmente anche intensi tra la nottata scorsa e la mattinata odierna, per lo più sulle regioni centrali e meridionali italiane. Tuttavia ci attendiamo un miglioramento del tempo grazie all'afflusso di masse di aria più fresche e secche. Vediamo nel dettaglio con l'ausilio della grafica accanto la previsione del tempo sull'Italia nella giornata di venerdì 28 ottobre. Al mattino condizioni di tempo stabile con il sole prevalente, salvo locali foschi o nebbie in pianura al nord e al centro Italia. Addensamenti nuvolosi più compatti sui settori del sud peninsulare e sulla Sicilia, dove non si esclude la possibilità di qualche pioggia o rovescio. Nel corso della giornata situazione per lo più invariata con cieli sereni al centro, al nord e sulla Sardegna, salvo qualche nuovo condensamento nuvoloso sulla dorsale appenninica. Nubi anche compatte sul sud peninsulare, specialmente tra la Calabria e la Sicilia, con associate piogge o rovesci. Fenomeni anche nel corso della serata e della nottata sulla Sicilia settentrionale, cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Prima di salutarci diamo uno sguardo quindi alle temperature, le quali si prevedono in calo da nord a sud, specie nei valori minimi con punte fino a 7-8 gradi in Val Padana e sulle valli del centro Italia. In calo anche di giorno, valori tuttavia gradevoli intorno ai 18-20 gradi al centro nord, oltre i 20 sulla Sardegna e sulla Sicilia. Anche per oggi è tutto con le previsioni del tempo a cura del Centro Meteo Italiano. Tutti i dettagli sulla vostra località visualizzabili anche con l'app gratuita Meteo Life. Un saluto e buon fine settimana dal Centro Meteo Italiano.